in questo nuovo video. Come avrete visto dall'immagine di copertina, oggi andremo a parlare delle tisane, dei miei infusi in generale, perché qui come vedete c'è anche la camomilla e il tè. Allora, per prima cosa vi voglio dire della mia esperienza. Io fino a qualche mese fa soffrivo di ansia e attacchi di panico, soprattutto durante la notte. E nulla, non riuscivo proprio a superare questa cosa. Ovviamente tutti abbiamo i problemi e quindi ci sta che in alcuni periodi della nostra vita possiamo soffrire di ansia, di depressione, insomma, un po' di tutto, di cose negative. E i primi mesi erano molto a rilento i risultati, però poi ho visto che piano piano stavo ricominciando a dormire, quindi ovviamente qualcosa era cambiato nella mia vita. E quindi i problemi comunque erano più o meno sempre gli stessi, non poteva essere che avevo avuto qualche cambiamento di vita, ma il cambiamento me l'avevano dato loro. Quindi ho iniziato a capire che realmente queste tisane facevano bene. Da allora io non l'ho più lasciate, e quindi vi sto parlando di qualche mese fa in inverno. Adesso sorge il problema dell'estate, ovviamente, però si possono bere anche fredde. Non sono molto gustose alcune, però il sacrificio lo farò sicuramente, perché comunque dormire è importante e non, se uno non dorme tutta la giornata è negativa. Invece devo dire che queste erbe calmano molto e poi sono del tutto naturali. Ovviamente parlatene sempre prima con un dottore prima di assumere alcune tisane, perché non tutte le tisane fanno bene. Bisogna anche vedere se voi siete predisposti ad alcune erbe, perché ci sono anche le intolleranze, le allergie. Ok, detto questo, vi faccio una carrellata veloce di tutti i miei infusi e vi spiego più o meno a cosa servono. Allora, partiamo subito con la camomilla. La camomilla è la mia salvezza, perché la prendo quasi ogni sera, mi rilassa tanto e mi fa dormire. Io ho tutte le tisane, compresa la camomilla e il tè, le abbino con un cucchiaino di miele. Quando posso il miele lo acquisto alle fiere, perché lì utilizzano del miele ovviamente naturale, di coltivazione propria, e poi hanno proprio il miele adatto per l'insonnia, per dormire, hanno il miele per lo stomaco, insomma tutti i tipi, e poi è molto molto più buono. Allora, la camomilla questa l'ho acquistata all'Eurospin, l'ho pagata pochissimo, intorno ai 60-70 centesimi se non erro, 32,5 grammi, comunque sono tantissime bustine, e devo dire che mi piace molto quando vengono confezionate così, nelle bustine singole e non sfuse, senza diciamo la bustina di carta, perché è più igienico così. E la camomilla, va bene, la conosciamo tutti, quindi ci aiuta a dormire per i mal di pancia e per lo stomaco, perché ci fa digerire, quindi questa è ottima. Poi passiamo alla tisana relax. Allora, questa tisana relax è buonissima, l'unico difetto che ha è che i filtri all'esterno non hanno la carta, quindi sono comunque aperti. A me non piace tantissimo, però io non lo sapevo quando l'ho acquistata. Questa l'ho presa alla Todis e l'ho pagata anche pochissimo, non lo sapevo, e quindi comunque adesso che lo so non prenderò più purtroppo le tisane di questo genere, perché a me non piace quando i filtri sono scoperti. Allora, questa tisana relax contiene passiflora, camomilla, melissa e biancospino. Diciamo sono tutte erbe calmanti, quindi ci aiutano a dormire e a rilassarci. Se siamo nervose perché dobbiamo fare una visita, oppure dobbiamo andare, dobbiamo fare un viaggio e siamo stressati, dobbiamo andare al lavoro, insomma per qualsiasi cosa questa tisana è ottima. L'assumete 5-10 minuti prima di fare qualcosa che vi stressa e vi assicuro che funziona. Poi ovviamente, ripeto, è una mia esperienza personale. Ognuno di voi, c'è anche chi dice che non funzionano le tisane. Io ne ho tante persone scettiche intorno a me che dicono che non funzionano, che non aiutano a dormire, che non aiutano lo stomaco, ma per me aiutano tantissimo, io ci credo tanto nelle tisane. Poi passiamo alla tisana drenante. Allora, questa qui ci aiuta ovviamente, come c'è scritto, a drenare. Allora, con betulla e tè di Giava, che possono favorire l'eliminazione dei liquidi in eccesso, e in più l'estratto di betulla, un concentrato della pianta. Insomma, questa è molto buona, è della Sognidoro Star. Questa costicchia un pochino, intorno ai 3 euro.
All'interno ovviamente abbiamo ortica, verga d'oro, erba con fiori, tantissime erbe che io non conosco, betulla, tè di Giava come ho già detto, gramigna, rizoma. Comunque, se non conoscete queste erbe, ovviamente andate su internet e vedete un pochettino. Io vi consiglio sempre di iniziare con tisane che hanno pochissime erbe, in modo che iniziate a vedere intanto se vi piace il gusto, e poi se riscontrate qualche problema. Per esempio, io c'è una tisana che non posso prendere ed è quella dopo pasto. Se prendo quella tisana sto malissimo. Evidentemente c'è qualche erba all'interno che non mi aiuta, non aiuta il mio organismo. Allora, questa anche è consigliata, anche, soprattutto per l'estate, perché è drenante e vi aiuta anche a sgonfiare le gambe ed è buonissima. Poi passiamo avanti, continuiamo con le tisane e parliamo di questa Snellenti. Allora, voglio dire una cosa in merito a questa tisana, ragazzi. Leggo sempre, ma la tisana Snellente aiuta a dimagrire. Allora, la tisana Snellente non fa miracoli, aiuta a dimagrire, ma principalmente aiuta a sgonfiare, non a dimagrire. Per dimagrire bisogna soffrire la fame, purtroppo. Sto scherzando, ovviamente, però per dimagrire bisogna seguire un regime alimentare giusto. Se volete, io ho fatto il video della mia dieta per darvi qualche spunto. Questa qui aiuta solo a sgonfiare. Vi voglio dire un'altra cosa: questa tisana Snellente è con mate e guaranà. Per quanto riguarda il mate, chiedete sempre al vostro dottore perché non tutti riescono a tollerare questo tipo di erba. Quindi informatevi prima di prendere le tisane, lo ripeterò sempre perché è una cosa importante. Parecchi di noi sono intolleranti alle erbe, purtroppo, come tutte le cose d'altronde, anche con il cibo. Allora, la tisana Sonidoro Snellente con mate e guaranà che possono favorire l'equilibrio del peso corporeo e in più l'estratto di guaranà, un concentrato della pianta. Questa anche costa intorno ai 3-4 euro, qui ci sono tantissime erbe anche che io non conosco, poi c'è anche l'arancia scorza, la liquirizia, ah ecco, una tisana anche buona è quella della liquirizia, durante la dieta anche si può usare, di sapore fa abbastanza schifo, però anche buona per la dieta. E anche queste ci sono le bustine, quindi sono tutte chiuse. Poi, come tisane, qui ho qualcosina dove ho buttato gli scatoli perché si erano rotti. Ho questa Zero Stress che è una tisana che costa all'incirca 4 euro. Questa costa abbastanza, è una delle più care. L'ho comprata alla Todis, ci sono anche altre di questa linea. Comunque sì, mi sembra intorno ai 4 euro più o meno. Ed è biologica. Questa tisana, quando l'andate a fare, è proprio nera, l'acqua diventa nera, però è buonissima di sapore, quindi ve la consiglio. Poi, quest'altra tisana dell'Angelica, non mi piace tantissimo il gusto, tisana della sera e rilassante, miscela di erbe con camomilla, melissa e lavanda. Quindi qui sono solo tre erbe, quindi potete tranquillamente provare se avete iniziato da poco ad assumere le tisane. Questa qui purtroppo c'era scritto tutto sullo scatolo, quindi non vi so dire cosa c'è all'interno. Per concludere con le tisane, vi voglio mostrare queste sono delle cialde. Vi farò un piccolo video anche, vi metterò all'inizio una intro di queste tisane, oppure alla fine del video, adesso vedrò. E questa è la tisana frutti di bosco che io adoro tantissimo, è la più buona che io ho assaggiato fino ad ora. Io l'ho comprata al negozio di cialde per caffè, quindi potete chiedere se avete la macchinetta del caffè con cialde, potete richiederle. Poi c'è questa relax e questa, se non erro, è quella Snellente. E le tisane, questo vabbè, me lo mostro, me l'ha regalato mia madre, l'ha acquistato online. Praticamente si mettono gli infusi all'interno e poi si poggia sul bicchiere, anche se io non l'ho ancora usato per ora. Poi, come infuso per ora mi trovo solo questo, che non è una vera e propria tisana, ma è un infuso di vari frutti e fiori. Beh, sì, alla fine è una tisana, però preferiscono chiamarlo infuso. L'ho comprato sempre all'Eurospin, questo l'ho pagato pochissimo e lo trovate, ve l'ho fatto vedere, mi sa, nel video della spesa. Andiamo a vedere gli ingredienti: angusto di mirtillo e frutti misti, arcadè, pezzetti di mela disidratati, che sono buonissimi, scorze di
di arancia, scorze di rosa canina, scorze di limone, bacche di sambuco, mirtilli e basta. Contiene 20 filtri, anche questa. Molto colorati questi infusi, mi piacciono tantissimo questi colori, mi danno proprio un senso di estate, ti fanno venire voglia di bere, diciamo, no? Questa è buonissima, l'ho già provata e mi piace tanto. Poi ho acquistato anche questo tè classico che ancora non ho provato ed è un tè classico detenato. Andiamo a leggere sotto, è un tè nero detenato in foglia, caffeina non superiore allo 0,10%. Il tè io non l'ho preso ovviamente per rilassarmi, perché sappiamo bene che il tè fa l'effetto contrario, ma l'ho preso per la colazione. Vabbè, ci tenevo a mostrarvelo, anche questo ve l'ho fatto vedere nel video spesa. Diciamo, secondo me il tè va preso solo a colazione, perché comunque ci dà un po' di energia per tutta la giornata. Ritornando alle tisane, in ultimo, ovviamente non c'entra niente con le tisane che vi ho mostrato fino ad ora commerciali, cioè che trovate nei supermercati. Vi voglio mostrare questa tisana che io amo tantissimo, che purtroppo costa un pochettino, mi sembra, se non erro, da 8-9 euro. Sono solamente 70 grammi, però questa tisana è spettacolare. Infatti io me la tengo cara perché me l'ha regalata mia mamma, l'abbiamo presa in farmacia, si chiama Dolce Luna. Ci sono delle erbe buonissime, c'è anche la camomilla, adesso vi leggo: pezzi di mela, fiori di camomilla, frutti di rosa canina, foglie di verbena, frutti di ripes nero che è buonissimo, petali di fiori di arancio, aromi, fiori di tiglio e petali di fiordaliso. C'è anche il sito, magari vi lascio qui sotto il sito, ed è buonissima, l'odore è spettacolare proprio, quando la fate tutta la cucina profuma. Questo si mette un cucchiaio e si fa bollire, ecco qui, ci sono i propri pezzetti di mela, che è buonissima proprio, la camomilla, è spettacolare questa tisana. Infatti io vorrei prendermi tutte le tisane di questa linea, però spendere tanti soldi per delle tisane, diciamo, si può fare ogni tanto, soprattutto io che ne bevo tante, perché io in media bevo 2-3 tisane al giorno, quindi comunque sarebbe una spesa eccessiva. Infatti questa io non la bevo tutti i giorni, ma alterno, ogni tanto, una volta a settimana bevo questa, normalmente bevo le altre. E nulla ragazze, che dirvi, questo è tutto, un piccolo video dove vi ho mostrato un po' delle mie tisane. Ovviamente la mia collezione di tisane continua, io la chiamo collezione perché ne compro sempre davvero tante, però molte le ho finite e non ve le ho potute mostrare. E fatemi sapere cosa ne pensate, se anche voi assumete delle tisane, se bevete la camomilla, se vi aiuta in qualche modo, perché poi ognuno ha la sua esperienza. Io vi mando un grosso bacione e ci vediamo domani con il prossimo video. Ciao!